Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Platino Luminescente, il miglior remake che Pokémon Diamante e Perla avrebbero sempre dovuto avere. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a percorso 209. Salve buon uomo, è lei che mi deve dare un uovo per caso? E non mi dà nessun uovo perché me l'ha già dato Camillona. E ho curato i miei Pokémon? Yeah, tutti curati. Vibrava al primo posto perché... c'è Barry. È andato anche l'ultimo Pokémon Primplup con Close Combat, Zuffa. Wow, è napoletano? Ho i parenti che abitano a Napoli, quindi posso fare le battute sui napoletani. Penso che nonna sia napoletana in realtà. Aiuta la donzella in pericolo. A me che me ne frega, scusa di quella. Entriamo dentro sta villoccia allora. Vediamo un po' che succede qua. Tutte le stanze occupate. Vabbè, ma scusami. Allora, sto tizio mi ha chiesto di sconfiggerlo esattamente in 6 turni. Ed è quello che ho appena fatto. Se fai di meno non ti fa passare, se fai di più ovviamente no. Beh, bel lavoro ragazzino. Ok, quindi che cosa succede? Oddio, Clefairy, il Pokémon dello spazio è scappato. Ma non ti faccio comunque entrare. Però è scappato il Pokémon dello spazio. E c'è un altro Clefairy, quindi devo liberarli tutti. Ma che c'entra Eppini? Gli fanno l'agguato? Interessante il discorso di questa recluta che ha detto la signorina che in questa stanza ha un uovo blu. Le uova dovrebbero essere gialle. Le uova dei Pokémon hanno molti colori. Ma l'unico uovo blu che io ricordi è quello di Manaphy. Chissà che Lady non abbia Manaphy qua dentro, eh? E magari ce lo regala anche. Ma... vediamo. È lei che ha l'uovo blu? No. Niente. Eccoli qua, va. Fanno il balletto, sì. Metronomo! E l'hanno teletrasportato da un'altra parte. Bravissimi! Ok. E Pini tira qualcosa. Un altro Lucky Egg. Boia. So a chi darlo ora. Entriamo allora a sfidare... tra Saturn qui c'è. Eccolo qua. Chi siete voi bambini? Chi vi ha fatto entrare? Vieni, Mr. Bucklot. Ah sì, credo che io debba. Ah, riconosco la tua faccia. Tu sei il ragazzino che era all'interno del palazzo del Team Galassia a Evopoli. Venga, Mr. Bucklot, vuole aiutarmi a buttare fuori questi ragazzi. Preferirei di no. Link, non c'è problema. Aiutiamoci a vicenda e facciamo fuori sti due. Dai, let's go, Barry. Quindi combatte anche il vecchio. Oi! Gentleman. Ok. Sarà facile. Vinta anche questa lotta, che è stata un po' più difficile delle altre, perché aveva un Wigglytuff, l'anziano signore lì, che era una mina vagante, che era assurdo, impossibile da sconfiggere. Però ce l'abbiamo fatta. Signore anziano, una piccola ricompensa. È contento comunque che il suo oggetto più prezioso, un uovo blu, sia ancora qui. Sia rimasto a lui. E voglio dartelo come ricompensa per le tue buone azioni di oggi. Eccomi qua. Allora, sono qui per prendere quell'uovo che mi ha promesso. L'uovo di Manaphy. Oh, che bello, che bello. E già si schiude. Non ci ha messo proprio tempo. Vediamo un po' questo Manaphy che nasce. Eccolo qui, che carino. Bisogna ora arrivare a Rupepoli passando però prima per Flamminia e anche per la torre Pokémon, giusto? Ah, però ho la roccia anima. Va bene, la roccia anima ci va. E? Ok. Compare subito! L'hanno sbloccato, bravissimi. Eccolo qua. Spiritomb compare, che bello. Si è ucciso da solo con maledizione. Però ricompare, meno male. Meno male ricompare. Bomba! Let's go! Preso Spiritomb. Non che lo vado a usare, però è bello avercelo così, tanto per. Ok, puoi sfidarlo quante volte vuoi, ma compare una sola volta. Cioè, puoi catturarlo una sola volta. Ma ci sta. Deve funzionare così. Davvero, in questi giochi hanno tolto tantissime cose che erano veramente inutili. Però la torre Pokémon qui, devo andarci per forza, vero? Cioè, voglio andarci per forza. Hai visto la mia piccola bambina?
Ha detto che andava a giocare con i Pokémon, quindi non le ho dato tanto peso. Ma è da ieri che manca, per favore aiutami a trovarla. Ah, ma ha dentro la torre proprio. Ok, non è che non posso fare molto se non curare i tuoi Pokémon, e che va benissimo, eh. Allora, questa scienziata mi ha raccontato la storia di un Pokémon fantasma talmente potente che era in grado di viaggiare nel tempo. E mi ha dato Reaper Cloth, che era quell'oggetto per far evolvere Dusclops in Dusknoir. E sì, Dusknoir in Esploratori del Cielo, Pokémon Mystery Dungeon in Esploratori del Cielo, può viaggiare nel tempo grazie a Dialga. E non è uno spoiler perché Dialga compare all'inizio del gioco, nella sigla, quindi... Che succede, Litwick? Ciao? Ah, mi vuole guidare dalla ragazzina, probabilmente. Ok. La persona è troppo stanca per rispondere. Oh, quello... Si è evoluto in Lampent? Che Pokémon carino. Come che stai facendo qui, piccola? Amici, che succede? Ehi! C'è qualcosa di strano in questo posto? Lampent, mo arrivo. Ma si è già evoluto, tipo? Ah, sta solo dormendo. Forse, ok, sì, si è mossa, si è mossa. Ok, si è mossa. Che cos'ha quel Pokémon? È venuto vicino a me, tutti i miei Pokémon sono andati KO. Non ho visto mai niente del genere. Ok. Lo strano Pokémon è scomparso. Sta cercando di portarti con sé. La vecchia villa. Posso prendere uno Chandelure? Ma che bello! Ai. Che bella sta mod! Ma quanto è bella sta mod! È a livello 39 e ha fatto solo fuoco fatuo, non ha fatto altro per il momento. Non puoi lanciare una Pokéball. Ah, ok, allora lo attacco, ovviamente. Mi dice che non posso catturarlo e allora lo mando KO. Esco. Finisce così. Oh, la bambina. La bambina. Grazie. Ma era. Oh, Litwick. Lo prendo. Sì, abbiamo Litwick. Certo, farti prendere subito Chandelure, no? Era un po' troppo facile. No, niente, cancella, lascia perdere il nome. No, non voglio mandarlo a parte, scusami, scusami. Ok, quindi possiamo risalire allora. Vorrei fare una capatina veloce alle rovine. Giusto tanto per, sapete, no, com'è. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. C'è Luciano, ma ti pareva che c'era qualcosa da fare qui? Sei qui per vedere le rovine? Io sono Luciano, sono un specialista di tipo psico e parte dei Super 4, grazie. Se sono allenatore Pokémon saprei usare questa macchina tecnica, che è psichico, che è molto potente, psichico. Ma comunque sappi che sono più forte dei Super 4 e non è possibile che tu possa battermi. Perché non facciamo una sfida così capisci quanto sono forte? Pensi di poterne uscire vittorioso? Certo. Vabbè, dai, non fa niente. Avrei anche vinto se avessi ricaricato i Pokémon, ma non importa, dai. A questo punto bisogna arrivare a Rupepoli e la strada sarà bella. Ed eccoci arrivati a Rupepoli. Per voi saranno stati 5 minuti, per me 1 ora e un quarto. E andiamo a sfidare subito la palestra. Eccoci qua, sfidiamo la palestra. Questa è di diamante e perle, non platino, ma vabbè, era da aspettarselo. Ma i karateka stanno così perché devono farmi sentire l'ascella? Ed eccoci da Marzia! Il suo main sembrerebbe essere Lucario, ma non si sa mai. C'è piacere di incontrarti, mi chiamo Marzia e sono la capo palestra. Non so davvero cosa significhi essere forti o come ho fatto a diventare capo palestra, ma darò tutta me stessa. Prendo le lotte molto seriamente, quando sei pronto. Anche subito. Ma quello che c'è, c'è rotto per la nicotina? Farfetch, famosissimo Pokémon di tipo lotta. L'hanno reso lotta in questo gioco? No, dai. Ma perché? L'hanno reso lotta. Infatti è super efficace il tipo volante. Quick attack, dai. Yes. Faccio rimanere su quello, così prende il bruciapelo.
Hitmonlee. Oh, forse Hitmonlee non ha bruciapelo, ma gli altri sì. Wing Attack, proprio Bullet Punch, vabbè. Pugno scarica, ovviamente. Rifu Burrito. Oh yes! Con un colpo solo. Ma ai lati della palestra esce del fumo, del vapore. Cos'è? Tutte quante le... Ah, probabilmente ci sono le mutande che usano quelli per fare sumo. Questa palestra fa anche sumo, no? Che stanno lì, allora fanno tutto quanto quel vapore. Anche meno. Si potrebbe dare sti Pokémon meno coverage, per favore. Ma a fine che mo c'è un attacco d'acqua questo. Ah, ecco, mi sembrava strano. Sì, ma quanto? Più della metà, oh. Un punto in più della metà mi ha tolto. Bravi tutti, per carità. Dico niente. Vabbè. Me l'aspettavo da un Pokémon psicolotta. Mandiamo Gengar. Facciamo fare un po' di Gengaritis. Shadow Ball. Palla ombra. E let's go. I livelli poi non sono neanche troppo alti quelli degli avversari. Ma sono fortissimi. Hanno tutte le coverage possibili. Secondo me l'hanno fatto apposta. Perché sennò non si spiega. Anche gli altri allenatori. Quelli che incontri in giro per la mappa. Tutti hanno la coverage per ogni singolo Pokémon che tu hai. O è una casualità incredibile. Oh. Ma che è? Ma che è? Basta? Ma che fa? È impazzito. Le animazioni le ho tolte, le metterò magari per la prossima volta. Manda Lucario. Quello a pugno scarica sicuramente. Mando Vibrava, revitalizzo, ricarico, faccio un po' tutto perché... Mamma mia. Lucario è tremendo. Potrei revitalizzare Infernape. Sì. È Somain Lucario? Sì. Allora è il momento di revitalizzare. Bene. Infernape non è al massimo della forza, ma quasi. Ha Vacuum Wave. Però no, Botonda non me lo poteva fare su Gengar, quindi niente, andiamo così, andiamo. Close Combat e tanti cari saluti. Buono. Ho visto dei Lucario con Focannastro nelle lotte online anni addietro. E lei non ce l'aveva. Strano, in genere i capi palestra dovrebbero avere uno strumento adatto al loro Pokémon e farli essere più forti nelle mod che ho visto in giro, ma non qui. Va bene. Accetta questa medaglia, grazie! E la prossima è quella di Crusher Wake, di Omar. Puoi usare volo con il tuo Poketch, il tuo Poketech, Pokécron, quello che, come lo chiami nella tua lingua. TM60 che è pugno, assorbi pugno, Drain Punch, ok. Fatta! Palestra semplice, non troppo complicata. Oh, ciao Lucinda, che bello rivederti, dimmi tutto. Puoi aiutarmi? Ho fatto cadere il mio Pokédex per sbaglio davanti al Team Galaxy e me l'hanno preso. Ok, non me lo vogliono ridare. Serve il tuo aiuto, per favore, ci incontriamo all'ufficio, allo stabilimento del Team Galaxy, insomma. Probabilmente il Team Galaxy è un SRL, è a responsabilità limitata quella società, quindi Cyrus non ha tutte le colpe, anche se, essendo megalomane... Allora direi che nel prossimo video andremo ad aiutare la nostra amica Lucinda. In descrizione come sempre vi ricordo che trovate tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare. Se vi va e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!